Ragazzi, qua vi voglio essere tornati con un nuovissimo video di Defense 20, tappa numero 9 da Po, alta tappa di montagna, non mi ricordo dove si arriva come sempre, tappa di montagna un po' più lunga di quella precedente, a quanto ricordo, Po alla Run, tappa di ben 157 km con tantissimi gran premi da montagna, il più importante, un horse category, tappa però un po' più leggera per quanto riguarda il profilo antimetrico, anche perché l'ultimo Gran Premio Montagna di prima categoria, che è un po' un bonus, si trova comunque abbastanza lontano dal traguardo. Noi ragazzi ci vediamo in corsa, ci vediamo allo sprint intermedio come sempre con Jasper Stuyven. Cercheremo di centrare la fuga sia con lui che con Giulio Ciccone, anche se oggi potremmo anche non andarci in It's a fuga, day anche in the perché c'è solo mountains. un horse The finish isn't category e non so distant. quanta energia potrebbe avere Giulio. Comunque ci rivediamo in corsa, vediamo come muoverci con l'energia. A dopo. Ragazzi, 3 km allo sprint intermedio. Siamo davanti sia con Stuyven che con Ciccone. Sembra una Coming up to fuga the fotocopia intermediate del sprint. giorno Keep your precedente, di eyes quella open. precedente, di quella del giorno precedente. 21 in questa fuga, che però ha già un vantaggio significativo perché siamo oltre i 6 minuti e 30. E per una fuga di 21 è un vantaggio più che ottimo, direi. Vediamo concrete possibilità di arrivare fino al traguardo. Vedremo dietro come si muoveranno, quante saranno le energie. Comunque noi ci avviciniamo prepotentemente allo sprint. Vedete il cartello là dell'ultimo chilometro. C'è anche oggi Oliver Nissen che non si arrende, sta provando e continua a provare le fughe da lontano in tappe di montagna. Ora 800 metri, lanciamo lo sprint che in realtà è lanciato da Valgren. Non dovrebbe essere un problema superarlo, anche se sembra davvero duro. Attenzione Valgren che prova a superarci da destra, ma vince Stuyven con il colpo di reni, non senza qualche You've won brivido. the E comunque intermediate ragazzi, sprint. noi ci Well rivediamo done. appena si scatena la bagarre tra i migliori, credo a metà dell'horse category, o forse già sul seconda categoria, o addirittura sul prima categoria, vedremo, dipenderà tutto dal gruppo. He could be labeled as a puncher, Vedremo se but le he's also energie good on the saranno. mountain. 58 km al traguardo, incredibile la fuga di oggi. Ho guadagnato un vantaggio di 18 minuti sul gruppo maglia gialla. Attenzione perché Ciccone è a 13 minuti, a 16 minuti dalla maglia gialla di Egan Bernal. E in fuga in questo primo gruppo c'è anche Sergio Higuita. Ciccone che ha vinto sia l'horse categoria che la seconda categoria, quindi davvero fatto il pieno di punti anche quest'oggi, 25 in tutto se non sbaglio. Quindi davvero si candida prepotentemente alla vittoria da maglia Pua, anche se non siamo nemmeno a metà tour, ragazzi, vi ricordo. 20 minuti adesso quasi il vantaggio di questa fuga, davvero il gruppo dietro è fermo praticamente, sta andando davvero a passo d'uomo. Comunque la fuga era molto pericolosa, dai grandi nomi dentro, partita proprio da Giulio Ciccone, che ha anche la maglia Pua, ma anche Sergio Higuita. La The end of qualità the si è fatta stage is not sentire, far anche off. Warren Barguil, come Stay potete vedere awake davanti, con una and you'll maglia di soon start campione to move in the francese. peloton. Quindi ragazzi, davvero, davvero molto, molto importante, molto interessante questa fuga. E ancora 19 minuti, quando ci stiamo avvicinando alla seconda categoria, al penultimo Gran Premio della montagna. Stiamo già percorrendo una valle, una strada con l'andamento abbastanza sinuoso. 18 minuti e 30, il gruppo sembra aver leggermente The aumentato il next ritmo, king of se the non mountain summit forse will può bring anche essere five che qua points. davanti The il rider ritmo who's si è un attimo first over the top. rallentato. Adesso andiamo a collaborare con gli avversari perché non vorrei che mi attaccassero. 16 minuti e 40 ancora questo gruppo di 8, dietro sono staccati anche Rui Costa, Van Avermaet, che comunque non è un Kilometers from the summit. uomo da Watch your montagna. opponent. Seconda categoria del Col di Cher, 4,4 km a 6,4%, quindi davvero molto molto semplice come salita. Ormai non serve neanche che io ve lo dica che la tappa se la vince se la giocano questi qua. Attenzione perché mi sono fatto un po' cogliere di sorpresa visto che vi stavo parlando e potrei non riuscire a prendere punti. No, anzi forse sì, punti li prendo, anzi no. Abbiamo attaccato troppo tardi, Watch vabbè, out! comunque li You'll prende soon Thomas have De no Gendt more energy to che, attack. vabbè, è 35esimo con 2 punti, quindi non dovrebbe essere un grossissimo problema. Dietro ovviamente nessuno attacca, c'è ancora Jasper Stuyven che è un velocista per farvi capire come stia andando piano il gruppo. Vediamo se sull'ultimo Gran Premio della montagna, che è anche un po' un bonus, che però ovviamente a quelli di dietro non interessa perché sono Come talmente on, in tanti guys. qua davanti We'll che i soon be at secondi the del foot bonus of li Mare giocano Imbrun. questi.
Attenzione perché Ciccone potrebbe riprendersi la maglia gialla stranamente e soprattutto se Ghita rientrerebbe davvero in lista per la maglia gialla perché sì, tornerebbe a 3 minuti circa dalla maglia gialla di Egan Bernal. Vediamo se attaccare dietro con Vincenzo visto che energie comunque ci sono. Col de Marie Blanc, 8,1 km all'8,3%. Qui ci si gioca da qua davanti la vittoria di tappa, quindi proviamo a affrontarla in prima persona con Giulio Ciccone là dietro. Non so se abbiano già iniziato, non penso questa salita. Vediamo, non penso. Comunque perché sono davvero molto lontani. Sono davvero molto lontani, quindi vediamo se succede a Vincenzo. Dove sono? Dovrebbero essere comunque ai piedi, sì, più o meno ai piedi della salita. Avanti io mi riprenderei subito Giulio Ciccone che comunque sta anche oggi affrontando un'ottima tappa davvero. Anche oggi è in lotta per la vittoria di tappa. Attenzione che David Goudou si stacca anche Sergio Higuita, rimangono De Gendt, Haig e Ciccone perché si è staccato anche Wilco Kelderman, quindi attenzione. Se la giocano questi tre probabilmente la tappa e anche il Juan Bonus, anche il Gran Premio della Montagna. Se la giocheranno questi tre. C'è ancora Giulio Ciccone davvero che sta affrontando un tour incredibile, davvero grandissimo Giulio. Prendiamo un po' di gel visto che stiamo crollando, il ritmo comunque non è altissimo. Vero tappa corsa al meglio per Giulio. Adesso tra poco potremmo attaccare anche con Vincenzo, gruppo dietro a 15 minuti e 49 che ha leggermente aumentato il ritmo di nuovo. Ecco che lancia l'attacco Thomas De Gendt, lo segue Jack Haig, attenzione perché le energie sono quelle che sono, non vorrei crollare. Jack Haig adesso si stacca, rimangono De Gendt e Giulio, prendiamo un po' di gel perché sennò rischiamo davvero il crollo ancora. De Gendt sembra averne un po' di più di Giulio, attenzione, si va a prendere questo Juan Bonus, si va a prendere 10 punti, noi ne prendiamo comunque 8, attenzione a Thomas De Gendt che lo conosciamo. Lo conosciamo abbastanza bene. Comunque scolliniamo con lui. Adesso giù in discesa. Andiamo a prendere subito Vincenzo Nibali. Il gruppo dietro ha davvero aumentato perché comunque si è ridotto a 49 unità. Skuins adesso ci crolla davanti purtroppo facendoci perdere qualche posizione. Andiamo di rimanere anche con un occhio su Giulio Ciccone visto che è in lotta per la maglia, per la vittoria di tappa. Oltre che per la maglia gialla, se qua dietro non si svegliano, comunque non dovrebbe essere più in pericolo la maglia gialla di Egan Bernal, visto che Giulio è a 16 minuti. Abbiamo rimontato un po' di posizioni, non so perché ho preso il gel, volevo prendere quello di attacco. Sprecando un po' di attacco, siamo rimasti in 36, 3 km, Froome ci muore davanti. Oddio, in realtà non è neanche crollato, è solo che boh, si è rallentato, non so perché. Attenzione a Urana anche che sembra in procinto di partire, di provare a fare un attacco. Metto Bauke Mollema a seguire gli attacchi che sicuro ci saranno dietro. C'è ancora Wout van Aert, che non è certo uno scalatore. Vincenzo Nibali prova a uscire. Da dietro sembra rispondere Primoz Roglic, attenzione. No, è Steven Kruijswijk che lavora per il capitano. Attenzione perché Vincenzo ha preso qualche secondo, attenzione. Ricordiamo che dopo la salita non c'è nemmeno la discesa in realtà, perché c'è un breve falso piano. Attenzione che De Gendt là davanti ha staccato Giulio Ciccone che ha pochissime energie, diamogli tutto. No, non volevo dargli quello di attacco. Peccato, raga, ho sbagliato. Diamo un occhio anche a Giulio comunque. Comunque sta ancora correndo per una vittoria di tappa. Rimasti in 20, si stacca di nuovo Tadej Pogačar, ma non è più. La novità, qua le energie comunque sono quelle che sono, più che altro l'attacco è quello che è. Vediamo di non sprecare troppo. È Vincenzo che sta tirando con Kwiatkowski che chiude ogni tentativo di attacco in virtù del fatto che Egan Bernal è maglia gialla. Noi continuiamo ad attaccare cercando di staccare, di cogliere impreparato qualche nostro rivale. Anche se adesso crolliamo perché stavo guardando la scoreboard tra virgolette, anche se non è la scoreboard, prendiamo il gel, niente da fare, quindi oggi non riusciamo a staccare nessuno e anzi ci stiamo per staccare noi se non stiamo attenti, rientriamo subito nel gruppo.
Sono troppo distratto, anche perché devo controllare due corridori. C'è anche ancora Bauke Molle, ma che ha un plus di forma davvero importante. Dobbiamo ancora attaccare con Vincenzo Nibali, dando comunque un occhio all'energia. Scogliamo in questo momento, con qualche secondo di vantaggio. Tanto qua davanti con Ciccone abbiamo ripreso un po' di energia grazie al gel. Tanto dietro si è rotto il gruppo con Kwiatkowski, Bernard Roglic e Fuchs anche sono riusciti a uscire. Io aspetterei questo gruppo perché le energie sono davvero poche per Vincenzo. Non vorrei strafare, creare più danni che altro. Andiamo a rientrare sul Thomas De Gendt. 5 secondi che ci separano dal belga quando mancano ormai pochissimi chilometri. Ciccone davvero in riserva, attenzione. De Gendt è comunque un ottimo passista e non si ferma. Prova ad attaccare intanto Primoz Roglic. Andiamo su Nibali. La vedo dura con fare la doppietta con Ciccone oggi. Però davvero che tappa. Consolida comunque la propria leadership nella maglia qua. Siamo riusciti a rientrare sul gruppetto di Roglic qua dietro, che aveva attaccato quello lì, non so chi sia. Credo Lutsenko. Potrebbe aver allungato, anzi no, è un Movistar, cazzata. Abbiamo un po' di energia con questa piccola discesa, altro che Descent Towards the Finish, in realtà non è affatto una discesa fino al traguardo. Dietro Mollema si è staccato. 14 minuti il vantaggio della fuga, comunque davvero che ha fatto il buco, ha fatto il vuoto. Fuglsang, attenzione, prova ad attaccare di nuovo. E mi sa che ormai è De Gendt il vincitore di questa tappa, perché davanti mancano davvero pochissimi chilometri all'arrivo. Qua dietro stacca di nuovo Final Jakob kilometer of the Fuglsang, stage. tanto per cambiare, scatenato anche oggi. C'è The breakaway is anche 1 la maglia kilometer from gialla, the mi finishing sembra, di line. Egan Bernal, esatto. Sempre i soliti 4, i soliti 5. Non c'è mica Kwiatkowski, però sono loro i più forti finora. Non perde un colpo Egan Bernal, davvero incredibile. Vince Thomas De Gendt, secondo dovrebbe essere, senza alcun problema, Giulio Ciccone, che comunque anche oggi ha affrontato egregiamente questa tappa. Egan His team is riding for the overall Bernal, che era per un standings. The attimo front of the race will scomparso struggle to widen the gap. dalla mia inquadratura, pensavo fosse caduto. Era Oliveira, quello della Movistar, che siamo andati a riprendere. Gruppo di Kwiatkowski dietro a circa 20 secondi, quindi comunque non è un gruppo di persone vicine, di corridori vicini a Vincenzo Nibali. Non ci interessa staccar loro, dovrebbe interessare staccar questi, ma come vedete sono difficili da attaccare, ragazzi. Ancora 8 km al traguardo. Ancora 8 km al traguardo, si conclude qui la discesa vera e propria. Adesso è più un falso piano. E Roglic riattacca con Jakob Fuglsang. Appena terminata la discesa, vuole prendersi la maglia gialla Primoz Roglic, che è esattamente a 52 secondi. Ecco che Egan Bernal, che riesce a rientrare anche abbastanza facilmente. Da dietro sta rientrando anche il gruppo con Bauke Mollema, che potrebbe darci una Acceleration grande at the mano front of the a peloton. chiudere No falling questi asleep. attacchi, che sono continui davvero. Ecco che rientra il gruppo di Bauke Mollema con tutti i migliori. C'è anche Thibaut Pinot. Attacca adesso Primoz Acceleration. He's Roglic, got to try proviamo a and seguire follow it. Bernal, che però non mi aggancia. È Primoz Roglic che attacca da solo, va a riprendere Nicolai De, che era andato in fuga ancora all'inizio. Primoz Roglic con Mollema, che sta provando a chiudere sullo sloveno. Guardate quanta energia ancora Bauke Mollema, nonostante non gli abbia dato nulla di gel. Okay, I'll Questo consume a gruppo anche feed. Valverde, Julian Alaphilippe, Richard Carapaz e anche Remco Evenepoel, che era rimasto tagliato fuori. Quintana invece più indietro con Benoît, un gruppo ancora più attardato. Quintana con Dumoulin, Yates a 17 minuti, Lopez addirittura 18, ma non è più una novità anche il fatto che non ci sia Froome in questo gruppo. Ormai i gradi capitano sono passati in toto a Egan Bernal, che è, ricordiamo, il detentore della maglia gialla. 2 km
Quindi oggi giornata di studio per il gruppo, anche se c'è Roglic che ha ancora qualche secondo di vantaggio che riesce a mantenere. Mollema qua dietro comunque sta facendo davvero un grande ritmo strano che non riesca a rientrare sullo sloveno, ovvero anche oggi una condizione invidiabile la sua. Ultimo chilometro, facciamo questo sprint con Alaphilippe che prova a guadagnare qualche secondo, Roglic comunque sembra poter venire ripreso. Attenzione che qua crolliamo negli ultimi metri, perdiamo qualcosa, anche Gambernal crolla negli ultimi metri insieme a Vincenzo. Potrebbe aver perso qualche cosa Vincenzo Nibali insieme a Gambernal, comunque l'ordine dei 10-15 secondi, però è comunque importante. Ciccone guadagna davvero tantissimo in classifica generale, dovrebbe riportarsi nelle prime 5 posizioni addirittura, forse scalzando Vincenzo Nibali dalla sua posizione, ovviamente i gradi di capitano rimangono a Vincenzo. Penso che questo sia abbastanza intuibile, visto che Ciccone comunque ha l'overall molto più basso. Ma vedere la classifica generale aggiornata che è davvero molto sarà davvero molto interessante. Qua ci fa vedere un replay un po' buggato di cui sinceramente non mi interessa molto. Vittoria d'etappa quindi per Thomas De Gendt, maglia gialla per Jakob Fuglsang che quindi scalza Egan Bernal con quei pochi secondi della volata finale. Quindi maglia verde invece per Dylan Groenewegen e maglia Pua ovviamente per Giulio Ciccone. Maglia bianca ancora per Egan Bernal, che riesce comunque a mantenere la leadership in questa speciale classifica. Andiamo a vedere la Well classifica done, di guys. tappa per We were capire aiming for a quanto abbiamo podium place, and perso. you did the job. I'm Il gruppo intanto satisfied. arriva a Can I take the 14 bubblegum minuti più o jersey? meno. Well done, guys. 14:06 arrivò il gruppo, quindi 6 secondi persi, comunque nulla di che. Non c'erano nemmeno gli abboni, quindi Fuglsang dovrebbe essere maglia gialla per un secondo, pensate un po'. Bernal e Nibali chiudono a 14:12, Mollema a 14:25, Pinot addirittura a 14:31, perde molto nella volata finale. Julien 15:33 chiude addirittura. Thomas 15:43 e via via tutti gli altri cui ormai non ci interessa davvero molto perché sono davvero distanti in classifica generale. Quindi nuova classifica con Fuglsang che ha un minuto di vantaggio su un secondo di vantaggio su Egan Bernal, 47 su Roglic, 2:16 su Vincenzo Nibali, 2:40 su uno straordinario Giulio Ciccone con questa fuga si porta in quinta piazza scalando ben 15 posizioni. Sesto Evenepoel, settimo Valverde, ottavo Sergio Higuita che rientra in classifica con la fuga, nono Bauke Mollema che purtroppo perde posizioni e decimo Mikjáll Kwiatkowski a 10 minuti, comunque i primi 10 in 10 minuti esatti. Dietro gli altri componenti della fuga guadagnano ancora posizioni con Froome che precipita addirittura in 29esima piazza, ovvero irriconoscibile, Pogacar addirittura 27esima piazza. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di aver visto anche questa tappa, altra tappa davvero pazza, perché è arrivata una fuga con minuti e minuti di vantaggio, quasi un quarto d'ora. Ciccone che sale in quinta piazza e dovremmo in questo momento essere esattamente primo team con 11 minuti e 31 di vantaggio, pensate bene. Che ci sono tre Trek Segafredo nei primi 10, davvero prestazione di squadra invidiabile per la Trek Segafredo. Lasciate un commento con la vostra opinione, mi piace come sempre, da Vape è tutto, bello.